Questa fotografia ritrae i componenti della Banda Mario, una delle prime bande partigiane della Resistenza italiana, attiva nei pressi di Macerata, nelle Marche. Osservate bene, nel gruppo ci sono anche africani, caso più unico che raro in Europa. Un manipolo di ragazzi eritrei, somali ed etiopi furono tra i primi a battersi contro il fascismo. Sono ex sudditi coloniali, internati in provincia di Macerata e liberati nel corso di un'azione da parte dei ribelli. Tra loro c'è Carlo Abamagal, un giovane etiope che decise di impugnare le armi e unirsi alla banda partigiana. A Fanpage, per il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo, abbiamo deciso di intervistare Matteo Petracci, che è dottore di ricerca in storia dell'Università di Macerata. Matteo è riuscito a far emergere dopo 70 anni la storia di un gruppo di partigiani etiopi, una storia più unica che rara nella narrazione della resistenza italiana. In particolare la storia di uno di questi partigiani, un combattente caduto in azioni di guerra, di liberazione, che è Carlo Abamagal. Chi erano questi partigiani etiopi? E cosa ci facevano nella provincia di Macerata e con una banda partigiana, la Banda Mario? Il gruppo di africani provenienti dall'Africa, dall'allora Africa orientale italiana, che era composta dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia italiana, vennero fatti arrivare a Napoli nella primavera del 1940, forse qualche mese prima, in occasione della mostra delle terre d'oltremare, che era una esposizione che era stata pensata dal fascismo per celebrare il colonialismo e l'imperialismo italiano e fascista. Se non che la mostra, qualche settimana, qualche mese dopo l'inaugurazione del re, venne quasi subito chiusa perché l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale e Napoli cominciò a subire i primi bombardamenti, vennero bombardati anche i quartieri della mostra e la mostra venne chiusa. Nella primavera del 1943 i 50 o 70 donne, uomini e bambini dell'oltremare che provenivano dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia vennero spostati da Napoli qui a Villa Spada di Treia, che fino a qualche mese prima era stata utilizzata come campo di prigionia per le cosiddette suddite dei paesi nemici, ma che in seguito ai sopralluoghi della Croce Rossa Internazionale venne chiusa perché considerata non idonea dal punto di vista igienico e sanitario. Nonostante ciò venne riaperta per rinchiudere gli africani e che stettero qui per diversi mesi. Vennero alloggiati nelle scuderie della villa perché ovviamente non era possibile tenerli nella parte padronale, che tra l'altro restava abitata e vissuta dal proprietario nello stesso periodo. Dopo l'8 settembre del 1943, due o tre di questi africani riuscirono ad uscire, a scappare dalla villa e probabilmente grazie alle indicazioni e al sostegno della popolazione locale riuscirono ad unirsi ad un gruppo partigiano che operava nella zona del San Vicino. Convinsero i partigiani a tentare un assalto alla villa sia per liberare gli altri africani sia per requisire le armi che erano state date in dotazione al posto di sorveglianza. L'assalto avvenne la sera del 28 ottobre del 1943, durante il quale ci furono degli scontri, ma alla fine l'esito per i partigiani fu positivo, tant'è che molti africani si unirono a loro e quasi tutte le armi in dotazione al posto di sorveglianza vennero portate via. Qui ci troviamo nell'area dell'abbazia di Roti, che era la sede del gruppo partigiano chiamato appunto Gruppo Roti, che era il gruppo partigiano a cui i primi africani si aggregarono dopo la loro fuga da Treia, così come è dimostrato dalle fotografie che sono state scattate in quel periodo. È presumibile che gli africani, i primi africani che sono scappati via da Villa Spada, hanno percorso i circa 20-25 km che separano la villa da questo luogo attraverso strade di campagna, sentieri e boschi,
per aggregarsi a questo gruppo. E qui Abba Magal, Carlo Abba Magal, passò il tempo che separarono la sua fuga da Villa Spada fino alla sua morte, che avvenne durante uno scontro con i nazisti in una zona qui vicino a frontale di Apiro. Uno scontro che lo vide protagonista, perché lui si trovava a svolgere il ruolo di guardia del corpo del comandante Mario insieme ad altri partigiani, e di fronte alla presenza dei tedeschi, secondo le testimonianze dei partigiani, fu il primo a saltare giù dall'auto e a scontrarsi, ma venne subito raggiunto da una raffica di mitra e morì. Poi dopo lo scontro venne vinto, per così dire, dai partigiani, e il corpo di Abba Magal venne recuperato e sepolto in montagna, nella zona di Valdiola. Sepolto durante una piccola cerimonia tenuta dal gruppo di africani, e sepolto nel terreno, e poi insieme a due bottiglie di vino, come se si trattasse di una sorta di rito propiziatorio. E poi dopo venne disseppellito una volta che la guerra finì e portato insieme agli altri partigiani morti in montagna nei cimiteri di San Severino. La storia di Abba Magal e degli africani che si unirono ai partigiani sul San Vicino è una storia di resistenza, è una storia che ci parla di episodi e fatti avvenuti in passato. Ma ben guardare, anche leggendo le parole che sono state inserite in questa lapide che ricorda Carlo Abba Magal, è una storia che ci parla anche del presente, perché furono donne e uomini provenienti dalle diverse parti del mondo che si unirono insieme e lottarono insieme contro il razzismo e il nazifascismo. Credo che sia una storia che, se pensiamo alla nostra attualità, se pensiamo al Mediterraneo che ha smesso di essere un ponte e purtroppo si è trasformato negli anni in un cimitero, è una vicenda che ci deve ricordare i valori centrali nella nostra Costituzione repubblicana, che sono i valori di fratellanza e di solidarietà tra i popoli. L'etiope Carlo Abba Magal morì per liberare l'Italia e l'Europa, ed è bene che lo sappiano tutti, soprattutto i mistificatori e i razzisti di oggi.